Hello guys, siccome oggi mi sento una persona molto simpatica, Patchnotz 4.20, Tides of China, le onde cinesi. Patchnotz 4.20, una mela di skin ragazzi, Super Chill Bacchus esclusiva dell'Odissea, Pixel Rush Ibo esclusiva dell'Odissea, Sand Viper Aokwang esclusiva dell'Odissea. E ragazzi, spunta il SVC Digital Loot Pack con Mystic Defender Net che è appena appena, ma appena appena una citazione alle Star Guardian di LOL, ma ok. SVC 2018 Queen Afrodite, SVC 2018 King Thor, che fanno bene o male la coppia. Oltre a questo abbiamo un convention Cernunnos 2018 e Bo riceve le mastery upgradate. 7 quest cinesi, solita roba. Digital Loot Pack. Loot Pack. Divine Chestral 750 Fantasy Point, Mystic Defender Knight, SVC Afrodite, SVC Thor, Convention Cernunnos, Emote, Recall Skin, World Skin. Cose varie. Allora, molti oggetti prendono ovviamente un piccolo rework così. Artwork nuovo a cazzo. Ora parliamo di cose leggermente più importanti in genere. Adesso, ok, molte skill che prende quando le vai a utilizzare. Quindi soprattutto i dash quando arrivi a utilizzare ti cleanano dal root. In questo modo abbiamo il Gabs Rollout, la Tiger Form, la Mink Form, la Turtle Form e il Kuzembo Sumo Slam. Kuzembo Fixed Thing, Chuchulain Fixed, Dacia Fixed, tutta roba Fixed qui. Ragazzi, niente di che, ma soprattutto la Worship Skin azzecca finalmente la dimensione dei Basic Attack. Cosa a parte? Soul Eater, nuovo oggetto, praticamente. 2400 gold, 30 physical power, 10 physical lifesteal, 10% cooldown reduction, passiva ogni volta qualunque cosa. Muori vicino a te e prendi uno stack. Divinità, mostri della giungla grandi e jungle boss ti danno invece 5 stack. A 100 stack il Soul Eater si evolve e ti dà più 20 physical power, oltre G30 che ti dà in precedenza, e prende per ogni abilità che tiri, anzi le abilità che tiri ti curano del 10% del danno fatto. È tantissimo ragazzi. Prendetelo su una Medusa, su una Whis, su una Nidhogg, ad esempio. Anche su un Anu, insomma, potrebbe essere davvero davvero forte come oggetto. Ovviamente, sistemato il Bound Gauntlet, gli è stato rimosso il Crowd Control Reduction, cosa giusta. Shield of Thorn upgrade, mentre prima durava 8 secondi, adesso ne dura 5. Ragazzi, lo Shield of Thorn praticamente è un oggetto in meta che ti rendeva distruttivo con chiunque. È giusto che è stato nerfato in questa maniera. Execution aumenta il costo di 100. Se lo potevano risparmiare. Però vabbè, dato che c'è stato un piccolo buff nella scorsa, nei 2 patch fa, ci può stare. Amaterasu viene buffata. Prende il suo scudo. Ha un cooldown ridotto da 14 a 12 secondi. E il costo di mana si abbassa di 10, prende a tutti i rank. Buono. Buono, ma forse vogliono farla tornare in meta. Artio, un nerf che tutti ci aspettavamo, non in questa maniera. Artio praticamente è stata nerfata soltanto sulla base health per level. Praticamente ogni livello le prendeva più 100 HP, adesso ne prende 95. Va bene. Tu dici, va bene, cioè parliamo di 100, no, 100 health in meno a full build, quindi cioè, cambia poco, però ok. Wayuu. Poi è stato buffato, mana per level adesso da 32 diventa 35 e invece la cura prende costa 60 a tutti i rank. Buono, buono. Izanami subisce due nerf che a me non piacciono, cioè uno ci può stare, quello vero, quello del Fadeaway, dove prende l'invisibilità passa dai 6 secondi ai 5 secondi a max rank e ci può stare una cosa del genere, ma il Dark Portal viene ridotto davvero il danno in maniera eccessiva. Mia modesta opinione, perché parliamo di uno scaling che dal 130 passa al 100% e di un damage che dal 650 passa al 620. Nì. Il silence dura di meno, ma insomma è abbastanza relativo, non si tirava per silenziare, insomma lo sappiamo tutti. Kumbakarna riceve un buff a caso. Semplicemente hanno sistemato il cooldown. Ok? Hanno sistemato il cooldown che mentre prima era 90, 85, 80, 75, 70, adesso è 75, punto. Niente, niente scherzi, niente di niente. Cosa particolare, buff su Poseidon.
il Trident adesso dà il 30% di movement speed. Perché già non correva Poseidon trapassiva, no? E Trident, vabbè. E ok. Ma la cosa strana è il release dei Kraken. Ok? Parliamone perché leggendola così non vuol dire un cazzo. Praticamente come funzionava il Kraken, per chi non lo sapesse. Se ti prende al lato ti faceva un tot danno, se ti prende al centro ti faceva tot danno più il danno che ti avrebbe fatto all'esterno. Ok, questa cosa molti non lo sapevano, pensavano che se colpiva al centro faceva più danni, punto. No, non è così. Quindi c'è stato un nerf dei danni nella parte centrale. Ma è stato aumentato quello, insomma, diciamo non nella parte centrale del Kraken. Questo che cosa va a comportare? Che vengono aumentati i danni AoE in generale e chi viene colpito al centro i danni sono gli stessi. Principalmente è questo. Quindi che succede? È stato praticamente buffato. Ok, al di fuori di quello che si può pensare. È stato semplicemente buffato perché praticamente fa i danni sia dell'interno che quelli dell'esterno. Tutto qua. Quindi praticamente continua a fare lo stesso danno per chi viene colpito al centro, mentre aumentano i danni per chi è bene o male al di fuori del centro del Kraken. Tutto qui, ragazzi, tutto qui. Nonostante fosse sembra complicato come la merda, non lo è. Ok, quindi è un buff, ma non è stato buffato. Cioè, quindi pure se non prendi al centro fai danno, questo vuol dire. Certo, se prendi al centro fai molti più danni. Rajin riceve un nerf. Perché mentre è stato buffato, si sono resi conto che era troppo forte, e quindi l'ho fatto no, torniamo a prima. Quindi praticamente il radius della 1 è stato di nuovo riportato a 4.5 invece di 6. Giusto. Raichu hanno praticamente sistemato un niente, perché praticamente hanno semplicemente fatto dei fix. Ma Zeus riceve un doppio buff. Doppio buff. Quando tu lanci lo scudo e lo scudo veniva colpito dal tuo Lightning Chain, quindi dalla tua 1, che cosa succedeva? Rimbalzava e basta. Adesso invece, oltre a rimbalzare, il primo colpo applica praticamente il dot che applicherebbe di base il Aegis Assault con un basic. Tutto qua. Inoltre, il Chain Lightning, visto che faceva pochi danni, gli hanno aumentato lo scaling dal 40 al 50%. Basta. Tutto qui, raga. The Fall e Ste Patch Notes, non avevo proprio voglia, però vabbè, si fanno. Si fanno. Devo sistemare ancora un po' qua l'interfaccia, perché come vedete è in corso. E niente, raga, ci sono nuovi giveaway, nuovo tutto. Questa intanto era la patch 4.20 che arriverà nella giornata di martedì prossimo. Quindi martedì, oggi è 19, martedì 24 noi avremo questa bellissima patch. E niente, raga. Io sono Antold, spero vi siano piaciute le patch notes. Se non vi sono piaciute, sti cazzi, lasciate un like, condividete su Facebook, sui vostri social, se non vi interessa non lo fate. E niente, noi ci vediamo su Twitch con nuove ranked e perché no, con South Park, culi rotti praticamente, Fractured But Whole. Ciao raga.